Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti anche a tutti i nuovi iscritti. Questo video è dedicato ai puzzle, quindi so che a molti di voi interesserà questo argomento. In questo periodo ci stiamo dedicando un po' di più ai nostri hobby e ai passatempi, uno tra i quali ho notato che è appunto realizzare i puzzle. Quindi nel video di oggi andiamo a realizzare un video tutorial su cosa fare, come comportarsi una volta che abbiamo realizzato il nostro puzzle. Ho realizzato già tempo fa un video appunto riguardanti i puzzle in cui davo alcune dritte, alcuni consigli su come io mi gestivo sulla realizzazione di un puzzle, su come rendere insomma questa cosa un po' più semplice, un po' più veloce. Non un po' più veloce forse no, ma un po' più semplice sì. E in molti di voi mi dite, ma una volta che hai fatto i puzzle, cosa fai? Allora, nel video di oggi ve lo mostro. E sì, ho un problema con i puzzle, ne ho un'infinità, ne ho fatti un sacco di misure. Il più grande che ho fatto è di 2500 pezzi, quindi non è che sono proprio un'esperta, non mi sono portata oltre, ma comunque qualcosa so fare, ecco. E questo video appunto vi mostro cosa faccio una volta che ho finito i puzzle, cioè come mi comporto per poterlo poi riuscire ad incorniciare senza intoppi, senza problemi o senza romperlo. Prima però vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Eccoci qui, allora, questi sono alcuni dei puzzle che appunto vi dicevo prima ho realizzato. Questi sono da 500 pezzi, ce n'è uno con una coppia di cuccioli, uno con Hello Kitty che fa parte di un doppio puzzle e questo con gli unicorni. E questo è rotondo sempre con i cavalli e questa ha una cornice che ho realizzato io, quest'altro sempre con i cavalli e questa è un'altra cornice che ho realizzato io con i legnetti accendifuoco. E sì, anche di quello tondo vi dicevo, ho realizzato la cornice con una semplice corda intrecciata. Questo è un po' più grande, anche qui ci sono dei cuccioli e un altro con altri cuccioli, questa volta sono gattini e anche questo è già incorniciato. Alla fine questo sarà il risultato finale, diciamo, dei nostri puzzle. Qui dentro ci sono altri puzzle, questi però non li ho ancora completati e questo è il secondo puzzle di quello che vi ho mostrato prima. Questo è un altro puzzle di cui ho perso la scatola e sarà un'impresa cercare di realizzarlo, anche perché se non ricordo male è un paesaggio. Questo è un altro cucciolo ed è quadrato, mi ispira moltissimo. Ne ho un altro da 3000 pezzi e questo sarebbe, nel caso io decidessi di farlo, il puzzle più grande in assoluto che ho realizzato. E ne ho un altro da 1500 nel tavolo da qualche anno, ma resterà lì ancora un po'. Dunque, questo è il puzzle che andremo a lavorare, cioè quello con gli unicorni. Come vedete, l'ho realizzato sopra un cartoncino e vado a poggiarli sopra un altro cartoncino per poterlo poi girare sotto sopra con un movimento veloce e in questo modo, soprattutto se il puzzle è di buona qualità, non perderà un pezzo. A questo punto vado a prendere uno scotch da pacchi, quello largo per capirci, e vado a rivestire l'intero puzzle dal retro appunto con questo scotch da pacchi, quindi un po' alla volta, una fila alla volta, vado a rivestirlo completamente. Ogni fila vado a sormontare lo scotch di circa mezzo centimetro con lo scotch che ho appena messo in modo da renderlo appunto più resistente e creare una vera e propria base di scotch da cui non che permette che non permetterà al puzzle di rompersi. E continuo con questo passaggio fino a ricoprire appunto l'intero puzzle. Stendo molto molto bene lo scotch, lo faccio aderire meglio che posso.
A questo punto posso eliminare il cartoncino perché non mi serve più e con le forbici vado a ritagliare tutto lo scotch in eccesso su tutti i lati del puzzle. Come vedete, si riesce a muovere e girare il puzzle senza alcun problema perché tanto ormai non si scolla più. Ora lo rigiro nuovamente e questo passaggio è facoltativo, ma io lo faccio sempre. Se volete, potete proteggere il puzzle utilizzando o una vernice di quelle apposta appunto per i puzzle, come quella che sto utilizzando io in questo momento, ma semplicemente perché la devo consumare, oppure andando a mescolare insieme con la vinilica e acqua in parti uguali, oppure al massimo due parti di colla vinilica e una parte di acqua, ma non diluitela meno di così perché altrimenti non verrebbe bene. E con questa soluzione passate l'intero puzzle, verificate insomma di aver passato ogni pezzettino di puzzle e anche all'interno tra un puzzle e l'altro, insomma, in modo da sigillarlo bene, ma anche di realizzare una protezione che appunto lo protegga nel tempo. Io a questo punto utilizzo il foam per velocizzare il passaggio successivo, in modo da asciugare bene la mia vernice, e rifaccio lo stesso identico passaggio per la seconda volta, quindi ripasso la protezione una seconda volta in modo da essere sicura appunto di aver protetto tutto il quadro, ma anche per rendere appunto i colori più belli, più lucidi e più brillanti. Ed ecco qua, il nostro puzzle è finito. A questo punto potete scegliere di continuare come volete, quindi o lo lasciate così o lo incorniciate o lo incollate in un cartoncino. E niente, con questo è tutto. Come avete visto, il procedimento è molto semplice e molto veloce e spero comunque di avervi aiutato. Lasciate un mi piace al video se vi è tornato utile o se comunque vi tornerà utile. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!